Si parlava proprio poco fa di lavoro, lavoro e giovani e soprattutto in estate sono tantissime le occasioni per fare esperienza e per guadagnare qualcosa. Sentiamo Giuseppe De Filippi. Più di 20.000 posti per lavori estivi, non tutti ancora coperti, anche se la stagione è partita da un po'. Non cambieranno per questo i dati di fondo sull'occupazione, ma i brevi periodi lavorativi legati all'estate sono occasioni per fare esperienza, un po' di guadagno, mettersi alla prova, spesso per la prima volta nella vita, in un lavoro organizzato. La maggior parte delle offerte sono a scadenza, fine di settembre. Tra le figure più richieste, cuochi, barman, animatori, estetisti, massaggiatori. Ma ci sono anche grandi opportunità per chi vuole arricchire il proprio curriculum in maniera coerente con il proprio percorso professionale. La situazione è particolarmente difficile, quindi credo riuscire a essere anche indipendenti a livello finanziario dai propri genitori credo sia una buona cosa. Sto lavorando in vari locali romani e come hostess e quindi insomma sono all'ingresso che accompagno i tavoli che vanno a divertirsi. Anche piccole esperienze di lavoro, se fatte col cuore, se fatte con sincerità, sono molto importanti per mettersi anche in relazione proprio con le imprese e con quello che l'impresa vuole. Passiamo dalla teoria alla pratica, noi siamo la pratica. Per le aziende non è facile in tempi brevi trovare il personale. La rete delle agenzie specializzate sta cominciando a funzionare, sostituendo in pieno la vecchia struttura statale. Sono più di 80 in Italia con 1.500 filiali. Noi rappresentiamo più dell'80% del mercato del lavoro in Italia. Posti di lavoro ne abbiamo tanti, sono posti a tempo determinato, sono posti di lavoro dipendente, con tutte le garanzie contrattate col sindacato. Ma le difficoltà non mancano. Spesso i neolavoratori lasciano quando scoprono che devono lavorare di domenica o a Ferragosto, riferisce l'amministratore delegato di un grande parco divertimenti vicino a Roma, che proprio in questo momento dell'anno ha bisogno di far lavorare la sua struttura al massimo della capacità. Abbiamo sentito tipo di qualcuno che la fidanzata non gli permetteva di fare tardi sabato sera lavorando al parco, qualcuno che doveva partire coi genitori, qualcuno che ci ha detto ma bisogna lavorare in agosto?